sono le 6:16 e sono partito per il tragitto a piedi, Ravello, Torino Superga. Fa molto freddo ed è ancora buio. Eccomi appena arrivato a Cardè. Ora sono le 8:16, sono 2 ore che sono in viaggio. Va tutto bene, fa molto freddo, la temperatura è ampiamente sotto il zero. La nebbia è fitta, però credo che la giornata andrà a migliorare. Siamo chilometro 14.460 metri, spero che si sia visto, ci rivediamo al prossimo paese. Eccomi arrivato a Moretta, come si può vedere dal paesaggio circostante è tutto ghiacciato, la temperatura continua a essere sotto il zero, come si vede anche dai lacci delle mie scarpe. Io mi sento ancora abbastanza fresco, siamo al 19° chilometro inoltrato e sono 2 ore e 43 minuti. La retta è già una tappa importante perché indica che sono arrivato praticamente quasi a un terzo del mio percorso verso Superga. Eccomi arrivato a Faule. Qui la temperatura finalmente comincia a alzarsi. La nebbia è sempre fitta, siamo a 3 ore e 29 minuti di tempo e siamo al 26° chilometro. Proseguiamo verso Campaglieri. Mi sento bene, non sono ancora stanco. Eccomi giunto a Pancaglieri. Sono poco sopra le 4 ore di percorrenza. Finalmente sono riuscito a togliermi la fascia e la pila e i guanti, vista la temperatura più agevole, che sicuramente ora è salita sopra lo zero. La nebbia continua a resistere però. Eccomi qua arrivato a Carignano, si vede nel cartello, la nebbia è passata, fa caldo, è una bellissima giornata serena di sole. Sono le 11:32, siamo a 5 ore e 13 di percorrenza e siamo quasi al 40° chilometro, quindi ben oltre la metà del tragitto. Le gambe cominciano a essere un pochino dure, però la testa va ancora bene. Ecco, si intravede il cartello, la loggia Torino, e lassù in alto, lontano, lontano per modo di dire perché il più ormai è fatto, si intravede la meta che è la chiesa di Superga. Vado ancora bene, anche se
comincio ad essere un po' stanco. Eccomi finalmente giunto dopo 56 km di tragitto all'ingresso di Torino, come dimostra il cartello qua davanti. Tutto sommato mi sento ancora bene, non ho avuto problemi, però ho ancora una quindicina di chilometri, tra cui l'ultima salita finale. Tempo di percorrenza 7 ore e 20 minuti fino qua. Eccomi diretto sulla salita finale verso il traguardo di Superga. Il chilometraggio è 65,8 km. Sono abbastanza stanco, la salita è ripida, però visto che siamo quasi al termine cercherò di raggranellare tutte le forze che rimangono per chiudere. L'ora adesso sono le 15:14 minuti, per un tempo di 8 ore e 54 minuti di percorrenza. Ci rivediamo in cima, ecco la Superga. Se tutto andrà per il verso giusto, tra poco sarò lì. Come potete vedere, la salita è davvero... Dopo 9 ore e 54 minuti di cammino e 70,2 km, sono finalmente arrivato a Superga. Alle ore 16 e 15. Mi affaccio alla balconata, in lontananza si vede la catena montuosa, da dove sono partito. Sembra vero. Missione compiuta. Alla prossima avventura.